Ciao a tutti ragazzi, allora oggi giornata stra impegnata perché devo, allora sto andando a lavorare adesso e sono le 9 del mattino e fino alle 3 lavoro, dopodiché esco dal lavoro, vado in palestra ad allenarmi e dopo palestra corro subito dal mio coach a Milano dove ci sarà il succo, diciamo, del video, perché di solito io col mio coach quando vado a trovarlo mi alleno con lui, quindi facciamo una lezione privata e niente, mi alleno con lui. Invece oggi andrò solo ed esclusivamente per provare un po' di posing, quindi mi devo allenare un po', faremo un'oretta circa soltanto di pose, perché siamo gli sgoccioli, mancano circa 7 giorni alla prima gara. Sono molto entusiasta, però anche un po' spaventato, perché comunque è un ambiente che ho visto solo su YouTube, cioè diciamo le gare le ho viste solo su YouTube e una dal vivo solo una volta l'ho vista. Vi farò appunto vedere un po' di posing. Ovviamente lascerò in background le scene in cui provo le pose e tutto. E poi dopo ve le commento sotto dicendo che posa devo fare e quali sono le difficoltà, perché già le sto provando a casa, già le ho provate un paio di volte con il mio coach e ci sono piccoli dettagli, piccoli movimenti e anche giochi di respirazione che veramente cambiano il look visivo che dai con queste piccole cose. Particolare perché non pensavo fosse così difficile, non pensavo fosse così un lavoro di precisione davvero, e infatti ci sta secondo me farvelo vedere e spiegarvi sotto il mio punto di vista, comunque sotto la mia piccola esperienza, che effetti mi dà il posing. Eccoci qua, sempre in macchina, però stavolta direzione Milano perché sto andando dal mio coach. Vi faccio vedere come ho messo l'inquadratura per riprendermi dalla macchina senza usare le mani. Adesso lo faccio vedere. Guardate che precisione. Ecco, adesso è meglio che lo rimetto a posto. Adesso vi spiego un po' come si chiamano le pose che eseguirò e quali sono i punti critici, i punti dove bisogna stare attenti, nel senso dove devo ancora appunto saperli gestire bene per la gara. Partiamo. La prima mossa in cui entro è la compressione, che è questa qua, dopodiché devo fare la rilassata, che è quella appunto con il dorso aperto. Adesso lo sto guardando e intanto ve lo commento. Sotto c'è il mio coach Edoardo che appunto mi sta dicendo cosa devo migliorare, su cosa devo concentrarmi. Per esempio la respirazione è un punto molto fondamentale, perché appunto dopo che io eseguo una mossa devo buttare fuori tutta l'aria in modo tale da contrarre il più possibile le parti nasali. Adesso qui sto eseguendo la compressione toracica, espansione toracica, scusate, e anche qua è
complicata perché la posizione delle gambe, per esempio, non si vede, però deve far risaltare il bicipite femorale. Oppure adesso il tricipite ho mostrato e devo far risaltare la parte laterale degli addominali, quindi è molto molto complicato. Non pensavo fosse così, adesso ci saranno ancora due o tre pose, principalmente di schiena, che qui vedete, sono lì che sto cercando di capire cosa mi diceva il mio coach perché. Per esempio mi diceva molleggia con la gamba tenendola esterna e te dici ma cosa stai dicendo? Ed è tutto complicato perché lui ovviamente le sa fare, io è la prima volta che mi cimento e trovo tutto complicato, però la cosa che è bella appunto è che devi trovare un po' la tua armonia nel creare il posing perché non è che devi essere un robottino schematizzato e fare bam 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 tutte le pose, ma devi creare una tua armonia, per esempio il fatto di spostare il tricipite come ho fatto prima e estenderlo, il fatto che ho creato un cerchio con il braccio, quello già vuol dire un po'. Dopodiché sono passato alle posizioni da men's physique, che da qui non rendono molto perché magari l'inquadratura dal davanti era un po' meglio, però comunque è tutta un'altra cosa perché qui devi puntare di più sull'addome sempre, quindi devi sempre tenerlo strizzato, devi avere la testa in alto in ogni posizione e il sorriso sempre ben in vista. E niente, lì ero un tronco. Adesso a casa mi sto esercitando un po', sto facendo con calma le cose e sembra che sia un po' meglio. Sono un po' più armonico, un po' più rilassato, anche perché quello che mi faceva notare il mio coach è che non devi essere sempre teso, ma appunto devi trovare una tua fisionomia che ti consente di apparire nel modo più giusto agli occhi dei giudici, in poche parole, perché alla fine quello che ho capito è che il bodybuilding o comunque le gare sono tutta una finzione, tra virgolette, perché te puoi pesare anche 90 kg, ma se riesci a gestire bene l'armonia e il posing nelle giuste posizioni, rendi il tuo corpo una statua perfetta. Che sembra che per esempio al posto di pesare 80 kg ne dimostri 90-95 e quindi è quello che devi far credere ai giudici con anche un corpo che pesa 10-15 kg in meno. E niente, secondo me è stata un'esperienza interessante, spero che anche a voi abbia incuriosito un po', anche perché io sono alle prime armi e sto soltanto registrando le mie esperienze e i miei pensieri che sto passando in questo momento, in poche parole. Spero che il video vi sia piaciuto, era qualcosa di diverso dal solito, dal full day of eating oppure da un mio allenamento normale e niente, ci vediamo al prossimo video.